Dunque, sono ritornato un attimo indietro per poter utilizzare lo stemma del vento e ottenere la magnum. Un'arma molto, molto utile. Stemma combaciante, vabbè, singolare, plurale, quel che è. Prendiamo la stemma con l'una. Dietro dovrebbe esserci il suggerimento. Sì, infatti ricordavo bene. Ora lo andremo a inserire qua. E il primo andato. Prendiamo la stella, esaminiamola dietro. Bisogna ogni volta attivare questi cavoli di pulsantini per poterli inserire. Se i corvi mi lasciassero in pace, sarebbe cosa ancora più gradita. Oh, abbiamo finito. Finalmente. Diciamo che quest'arma è molto potente, quindi ne basta la pena tornare indietro. Anzi, fatemi un attimo avvicinare il microfono un po' di più. A questo punto è meglio. Revolver Magnum. Questa spacca veramente i culi. Ora possiamo ritornare a dove eravamo prima. Sì, vabbè ragazzi, mio nonno non lo sto finendo perché onestamente ho voglia di giocare ad altro, ecco perché non lo sto continuando. Cioè ora ho voglia di Resident Evil e sto giocando a questo. Sì, intanto mi prendo lo spray perché me lo porto appresso. Qua forse non c'è qualcosa di segreto? Sì, no, niente di utile. Fammi un attimo vedere se qua. Sicuramente lo è. Ah, ma qui mi pare che era. Sì, qua ci sta l'ascensore che non funziona. Che devo trovare la batteria e sbloccare la scorciatoia. Ma a maggior ragione chi streama deve divertirsi, perché bisogna letteralmente intrattenere in maniera costante, continua, e non è facile, non è da tutti essere un intrattenitore. Per carità, io stesso non mi definisco chissà che persona intrattenitrice, però cerco di arrangiarmi un po'. A me sti corvi mi hanno veramente rotto le scatole. Voglio un attimo vedere però se qui. Ah, questa è sempre la cosa dell'ascensore, no? Vediamo che non mi beccano. Ok, evitati in maniera eccellente. Serpenti che non mi riusciranno mai a colpire. Mi sa che vive Voldemort qua dentro. Dunque, finalmente mi sono preparato al meglio. Ho ottenuto questa magnum. Penso che questa fase la taglierò poi su YouTube. Ah, ma quanti spray! A volontà proprio. Mi posso letteralmente profumare le ascelle. Aspetta, non so se questa manovella possa servire. Me la. Ah, e la deposito. E spero di aver fatto una scelta corretta. Ora mi voglio portare però la pistola e le sue munizioni. Dovrebbe andare. Quasi quasi salvo lo stesso.
Non è stata una scelta ponderata, però... mi scoccio in caso di morte di fare il tutto. Sì, tutto apposta sul Dragon. Come va? Tutto bene a te? Ora avremo un bel po' da esplorare. Chiuso, targa... Ah, qua mi ricordo, attenzione. Bisogna fare così. Perché altrimenti escono una sorta di tentacoli alla Tentacle Rape. Che andranno a strangolare il collo dalla povera Jill. Ah, ma no, ma forse non ho fatto nemmeno una scelta intelligente, perché... Ah no, ho fatto la scelta giusta invece, pardon. Non ricordavo le scatole qua davanti. Si entra. Buono, buono. Non sembra esserci niente di utile. Qua mi ricordo qualcosa che mi farà morire di cuore, perché quando ci sta questo silenzio è sempre un classico. Ci sono dei giornali sparsi per... Vabbè, in giro. Tutti contengono articoli sulla Stars. Ah, bello come hanno scritto. Per in giro. Qua ci sta una parte che ora... Ah, sì, proprio qui. Diciamo che forse sarebbe stato meglio prendere la mappa dopo questo, perché... Ok, io non vado ad analizzare, ma in realtà da lì uscirebbero delle vespe. No, that wasn't part of our deal. Ah, c'è qualcuno dentro. But it's not necessary to destroy stars. What about my family? È Barry che sta parlando con qualcuno. Distruggere la Stars. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. Ho sentito, sì. Age is starting to take its toll. Talking to myself is... Ma che palle da solo, dai! Ma chi vuoi prendere per il culo? E Gilly ci crede pure! What's gotten into you? Mio Dio! I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm alright. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. I'm lucky I'll get to waste some monsters along the way. Sì, andiamo a prendere una boccata d'aria fresca in mezzo agli zombie. Sì, 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 è una cosa normale. Ma pensate. Ma dai. Allora, cosa c'è scritto qui? Rapporto pianta 42. Sono passati 4 giorni dall'incidente. La pianta al punto 42 sta crescendo ad una velocità sorprendente. Uè, ciao Shiny, come va? Tutto bene? Nonostante vi siano ancora molti aspetti che non conosciamo, sappiamo che su questa pianta il virus T ha avuto un effetto notevolmente più marcato rispetto all'altro gruppo di piante. Il virus T ha drasticamente trasformato l'anatomia e le dimensioni della sua ospite. Raga, qua si è capito che in questa zona dove siamo hanno creato questo virus. Ed ecco perché poi le persone sono diventate zombie. Osservandone lo stato attuale, è difficile immaginare il suo aspetto originale. Sulla Terra non esiste nulla di simile. Abbiamo inoltre scoperto che la pianta 42 ha due principali fonti di nutrimento. Una è attraverso le radici, poiché in qualche modo esse si sono infiltrate fino al sotterraneo. Subito dopo l'incidente, uno scienziato impazzito ha distrutto l'acquario dai loro sotterranei in una vera e propria piscina. Molto probabile che sia una delle sostanze chimiche presenti nell'acqua a provocare la rapida crescita della pianta. Tuttavia ancora non sappiamo quale sia esattamente la sostanza in questione. Un'escrescenza della pianta 42 a forma di bulbo è stata avvistata protendere dal soffitto del primo piano.
Vabbè, qua stanno dicendo un po' i suggerimenti per eliminare sta pianta, praticamente. Ah, bello, praticamente cattura la preda tramite i tentacoli e poi ne risucchia il sangue tramite le ventose che ricoprono i tentacoli. Sa molto di tentacle rape. La pianta ha fatto inoltre registrare alcuni segni di intelligenza. Una volta catturata la preda nei periodi di attività, i tentacoli si avvolgono intorno alla porta per bloccare l'ingresso eventuale intruso. Pure la pianta è intelligente. Vabbè, scienziati che sono morti. Quando i lembi a forma di petalo si schiudono rivelando le vitali parti interne della pianta, questa tende a diventare più aggressiva. Un testimone ha descritto questo fenomeno come un meccanismo di autodifesa, di cui però non si conoscono ancora i motivi. Grazie a cavolo, sta per essere ucciso. Che deve fare? Sta guardando. Qui ci sta una cosa interessante che ora vi faccio vedere se ricordo bene. Aspetta. No, devo spingere di così. No. Io mi ricordo perché si faceva qualcosa. Ah, giusto. Aspetta, aspetta. Poi per di qua. Abbiamo scoperto un passaggio segreto. Ora ci andiamo subito. Uè, ciao, Reset. Come va? Tutto bene? È chiusa a chiave dall'altro lato. Beh, questa cosa delle casse, mo sarà un po' una palla. Però dobbiamo farlo per forza. Musica rassicurante, eh? In effetti sento la mancanza delle musichine allegre e spiritose di Super Mario. Forse queste due bastano? No, quanto pare no. Cioè, mo devo mettermi a spostare tutta sta... Mamma, che palle. Facciamolo un attimo. Cavolo, addirittura. Vabbè, che era anche da molto che non facevo proprio live fissa. Ma ultimamente mi sono spostato su Twitch e ci rimarrò per un bel po', perché ormai a me YouTube mi fa letteralmente schifo e preferisco rimanere qui. Poi ciao, Akakosku, come va? Mo vedrò anche per quanto riguarda Super Mario, anche se ora sono più in vena di horror, sono sincero, perché poi devi uscire pure il 2. Allora, quest'arco, come potete ben vedere, non è rassicurante per un motivo molto semplice. Avete capito, forse, non è uno zombie che nuota, bensì è qualcos'altro di peggio. Dei fottutissimi squali! Con il virus che l'ha infettati. Porca miseria. No, 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 no. Mamma mia, raga. Allora, voi non potete capire cosa cavolo stava succedendo, perché ci sta uno squalo più grande del normale e sarei morto sul colpo. Aspetta, ma questa mi sembra che... Ah no, ma questa è la pianta. No, non possiamo avvicinarci. Ci colpisce. Ai ai ai, qua... non so se riuscirò al primo colpo. Non lo so proprio, perché mi ero dimenticato di questa cosa. Continuando, però, dovrei riuscire ad arrivare... Ti prego. Ah no, sto proprio sbagliando strada. Ho sbagliato. No! Vabbè.
sbagliato proprio tutto. Perché com'è il livello di cure? No! No, 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 sta arrivando! Sta arrivando! Mamma mia! Sì, perché una volta che arriva lo squalo gigante ti mangiano un boccone. Porca miseria! Mi fa venire ansia. Quel fottuto squalo. Mi sembra di stare a Sharknado un altro po'. Sensi tornati. Sì, bisognava salire sulle scalette, entrare. È chiuso la porta, scritta la parola sala del generatore. Ah. È chiusa. Quindi. Quindi ho sbagliato letteralmente ad andare qui. È stato troppo prematuro. Ma io provo ad andare di qua. Io voglio sperare che lo squalo non arrivi. Eccolo lì. Sì, ma si devono levare. Dai, mo verrò mangiato, già lo so. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Potessi pure la musica in questo caso che era solo per gli squali, perché forse lo squalo gigante arriva dopo ad attaccarti. Almeno l'abbiamo fatto fuori uno. Io purtroppo sono molto fissato nel risparmiare proiettili, stiamo veramente crepando. Raga, ma comunque notifica, non serve a nulla. Questo perché io ormai farò live quotidiane, sempre al solito orario, quindi... diciamo, se avete tempo e se siete interessati, la live non la perderete. Questa è la sintesi. Sebbene... che succede? Sì, vabbè. Aspettate. Ok, dai, è andata bene. È andata benissimo. Proprio di lusso. Ah, vero, può darsi pure che... sì, mi ricordo che doveva uscire uno zombie da una di queste stanze. Aspetta, c'è qualcosa qua. Chiave casa custode. No, nient'altro? Nient'altro. Il lavandino perde acqua, forse la valvola è rotta. Non so perché quando vedo questo bagno mi viene voglia di dissetarmi con l'acqua. Raga, in teoria se siete... se mi followate su Twitch vi dovrebbe arrivare la notifica via email. Però se non erro, no, da Twitch dovete voi impostare di ricevere un'eventuale notifichina. Aspetta un attimo, fammi vedere una cosa. No, questa è galleria. Ora mi devo ricordare dove si utilizza la chiave. Sì, poi se avete anche lo smartphone, va proprio sul telefono la notifica, eh? Cioè, oltre che via email. Forse è per qua la... sì? Buttiamola, entriamo. Mi sembra di vedere uno zombie. Ah no! Ci sta l'impiccato! Vabbè, non ci voglio credere. Però non vorrei che possa prendere vita all'improvviso. Mamma, tengo tante munizioni per la pistola che non so nemmeno come spenderle. Cioè, usarle. Pistola per autodifesa? Lettera di suicidio. Ah, ok. Abbiamo trovato un depresso. Dovevo farlo, siamo fuggiti insieme da quegli esseri, abbiamo cercato di aiutarci l'un l'altro per sopravvivere. Ma Robert aveva iniziato ad accusare i sintomi, dovevo farlo. Quei dannati mostri sono la personificazione del male, non avevo altra scelta, lui avrebbe fatto la stessa cosa se si fosse trovato al mio posto. Dopo aver messo fine alle sue sofferenze ho dovuto abbandonarlo nel bagno. Probabilmente ora sono l'unico superstite. Insomma, penso che ora sia in vita nel cesso? Com'è potuto succedere? Non potrò mai perdonarmi di aver preso parte a questo progetto.
e alla fine avrò quello che mi merito. Non c'è via di scampo da questo manicomio, non è che una questione di tempo. Tutto è già deciso e mi serve solo un po' di coraggio, la consapevolezza di lasciare così tante cose incompiute e un rammarico immenso. Ma è certo meglio che aspettare di diventare uno di loro. Spero che il mio gesto venga compreso, voglio solo terminare la mia vita da uomo. C'è un messaggio scritto sul retro. Linda, ti prego, perdonami. Ti prego di perdonarmi. Vabbè. È un po' troppo tardi, per pentirsene, secondo me. Questo letto mostra segni di utilizzo. Ma è possibile che non c'è nient'altro? Letteratura e filosofia. Sarebbe forse il momento giusto per impegnarsi in qualcosa. Il bang è qui. Aspettate un momento. L'impiccato, guarda caso, è ritornato in vita? Achille. No, questo è proprio morto. Stranamente. Uno specchio lucido. Carta igienica è molto scolorita. E piena di acqua sporca. Secondo me aprirà la porta. C'è qualcosa dentro la vasca. La chiave sala comandi, ottimo! Era per dove stavano gli squali? Boh, io lo lascio lì. Non voglio proprio indagare sul suicida. Vediamo un po' che c'è scritto qua. No, nulla di che. Raga, mo vado a prendere un po' di cure e vado a prepararmi. Cioè, è stato letteralmente un suicidio inutile. Sta pistola me la levo, che non serve veramente una cippa. Lippa. Mi servirebbe un po' di piantine, però, Sto messo un po' male. Ma un tantino male. Il lanciagranate. No, non serve ora. Sì, mettiamoci la pistola. Quasi quasi salvo pure. Visto che devo ritornare lì. No, non ti sei persa nulla di che, Giusto un po' qualche avventurina con gli squali. Ma li rivedrei molto presto, purtroppo. Io non so se entrare subito davanti, però quasi quasi. Andrei a interagire prima dalla parte dello squalo. Quasi quasi. Facciamo così, va. Oh, mi dimentico sempre che quella non è mai la porta giusta. Ma perché viene pure salvato in automatico il fatto che sia morto una volta? Cioè, non basterebbe chiudere il gioco e ricaricare? Che magari lo freghi il gioco, poi magari mi sto sbagliando. Anche se non è che mi interessi così tanto ottenere questo obiettivo trofeo. Speriamo che questa sia la chiave giusta e che non voglio un'altra volta fare avanti e indietro. Capitemi. Aspetta. Allora, mi confondo sempre i tasti, porca miseria. Allora, a me sto squalo mi ha rotto veramente i coglioni, Cioè, guardateli come si avvicina a me.
No, mi sa che quello è lo squalo. Sì, sì, è lo squalo gigante. Porca. Aspetta. Sì, sì, vabbè, butta, butta, butta. Mi sa che era quello. Non vorrei aver detto qualcosa di sbagliato. La se ti prende sei morto in un colpo. Ora qua inizia una parte abbastanza difficile. In teoria. Ma qua non ci sta niente, bisogna scendere, va. Ecco, raga, praticamente è questo. L'avete visto quanto è bello grande? Questo è il bed degli squalini. Ah, una serranda antipressione. Aspetta, cosa ci sta qui un attimo? Attenzione, in caso di guasto nel controllo della pressione dell'olio, aprire la valvola 1. Viene visualizzato un messaggio di errore, qualcosa non ha funzionato. C'è un interruttore per far defluire l'acqua, premerlo? Sì. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum. Fantastico, ci chiuderanno qua dentro. Bello. Praticamente se si rompe il vetro moriamo affogati qua, ragazzi. Reaching 30% of pressure threshold. Aspetta, ma non stava qui l'indicatore verde? Ah, no. La porta sembra chiusa con un meccanismo di sicurezza. È meglio sbloccare prima il meccanismo di sicurezza. E allora ho visto male io? No, raga, se devo morire affogato non mi è mai successo in tutti questi anni. Aspetta. Ah, ecco, era qua. Ma pensate. Come 50? La porta è tenuta chiusa dalla pressione dell'acqua. No, non posso, non è qui. Dove cacchio stava il LED verde? Acqua. Aspetta, mi ha regalato la valvola 1. Come non c'è bisogno di regolare la pressione? Che di cosa? Aspetta. Non è possibile, se la sicura non viene sbloccata. Come sarebbe a dire, oh? Mi state prendendo per il culo. Si sblocca la sicura. Va, 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 va veloce! Oh! Reaching 90% of pressure threshold. No, ora mi sa che sono morto. Un cacchio i comandi. Veloce, veloce. Uno, uno. Sì, e ora devo rifarlo. Oh no. No, 95, no. Devo di nuovo rimuovere la sicura. Ma vaffanchiappole. All personnel. Ma no, ragazzi, ce la faccio. Ce l'ho fatta? Ti prego, ditemi di sì. Che culo. Non mi era mai successo di arrivare a sta cifra. E lo squalino oggi non ha patata da mangiare. Rimarrà a digiuno. Secondo me per lui la strada del vegano è più che accettabile. Ora dreniamo l'acqua. L'acqua è stata completamente prosciugata. E vai, un altro manz che ho evitato. Sì, vai, prendi sta scatola. Apriamola. Come? Devi aprirla, oh. Ma che mi sta prendendo per il culo? Ah, devo guardarla dall'alto. Conteneva una miscela di due erbe verdi. Ok, questo quasi quasi lo utilizzo. Ora sto bene in salute. La dieta vegana a base di alghe. Si va a mangiare gli onigiri. Senza la carne, però. Allora. Ora abbiamo potuto accedere a questa nuova zona.
Sì, queste me le voglio prendere, le munizioni per le granate, perché sicuramente non ci ritornerò più qua. Ah, qua c'è stata la dinamite, ma è troppo fradicia per poterla utilizzare. Vediamo un attimo qui dove ci condurrà. Io penso che gli unici manzi che avrete a volontà è in giochi come Dark Souls, sicuramente. Certo è che è proprio brutto vedere un personaggio ben dettagliato e i fondali fatti veramente a bassa risoluzione. Cioè, questa HD Remaster la potevano fare molto molto meglio, eh. Raga, questo è lo squalino, Squalino per modo di dire. Sistema di controllo diffuso dell'acqua, non riceve elettricità. Vai. Questo aggeggio potrebbe fulminarti. Aspetta, vi provo a fare una cosa, raga. Io mi ricordo qualcosa. Ecco. Lo squalo si è risvegliato. Faceva finta di dormire. L'oggetto non lo posso più prendere. Però io ricordo, sì, che possiamo spingerlo. Vai. Oh, finalmente. Ha tirato le cuoia lo squalino. Beh, sapete che si... Ah, bello l'obiettivo che ho sbloccato. Non serve una barca più grossa. Comunque, si prendono i tonni giganti per fare il sushi, no? In Giappone, quello col tonno. E magari la carne di squalo potrebbe essere saporita. Guardate lì come... ok. No, vedo proprio che... Vedete come... Il corpo ancora si muove. Questo è a causa del virus, raga. Cioè, è morto. Però è come... È come se il suo... corpo però in realtà non è proprio morto. Cioè ancora ha quegli acciacchi di movimento. Ora possiamo andarcene. Tutto questo casino per una chiave, eh? Aspetta. Ecco. Già la prima fregatura. Purtroppo non la posso prendere. Posso sembra una discarica di rifiuti. Purtroppo Resident Evil il problema è l'inventario limitato, però è anche molto realistico. Che poi neanche tanto, perché... Per me una persona non si può portare fucili, lanciagranate, eccetera, eccetera. Addosso. Siamo tornati indietro. E ora ce ne andiamo. Sì, ovvio che voglio salire, Jill. Non so, fa delle domande così ovvie a volte. Ma infatti, secondo me, all'epoca ha fatto storia, in campo videoludico. Penso un po' con Shani che addirittura... ieri mi sono capitate persone che... non conoscevano Resident Evil. È un po'... diciamo che è un po' strano, perché secondo me... giochi di questa portata bisogna conoscere, perché hanno fatto veramente storia nel campo del gaming. Io vado a salvare un'altra volta. Sono troppo paranoico. Pur il fatto che puoi salvare in maniera molto molto limitata, la dice tanto. Aspetto sala. Vabbè, facciamo così. L'inchiostro comincia a finire.
Che poi non manca nemmeno tantissimo per il suo completamento, eh. No, ma infatti non conoscere nemmeno Resident Evil è strano, Shari. Ah, questa è galleria. Mannaggia me che sono andato avanti. Vabbè, a sto punto ritorniamo là. Giusta osservazione sul Dragon. Giustissima osservazione. Ora, cosa troveremo in questa galleria? Delle opere d'arte su, che so, tenda con rip, hentai, che troveremo qui? No, nulla di tutto ciò. Grandissima delusione. No! No! Mi sono ricordato ora! No, raga! Ci stanno i calabroni! Un cadavere con una contorta espressione di dolore sul viso e qualcosa in mano. Sì, prende l'insetticida. Purtroppo lui non c'è. Mamma, come l'hanno ucciso, ragazzi! Aspettate un attimo, forse ho capito dove utilizzarlo sto coso. E non mi seguite! Mamma, avete visto il volto? L'hanno proprio salassato col pungiglione. Ma io a volte l'ho giocato Fortnite, non è che mi piaccia tanto. Guardate là, raga. Ah, che bello. Ho avuto un orgasmo ora. Non so se mi spiego. Ah, così ora non ci daranno più fastidio. Abbiamo ammazzato mamma, papà, figli, tutta una generazione di bastardi di vespe, calabrone, che cacchi di insetti erano. Ah, qua ci vorrà la combinazione pure. Eh sì. E non ce l'ho. Sì, ora possiamo finalmente muoverci in tranquillità. Questo scemo che è morto. Cioè, guardate il volto, raga, ma è una cosa impressionante. Cioè, questo era il loro nido. Chiave c'è un'altra chiave. Guarda caso queste chiavi stanno sempre nei luoghi più pericolosi. I numeri 003. Oh! Numeri 003 per qua. Aia, cosa mi dici? Ether Nintendo. Az, tu parli con quasi un Nintendaro. Non proprio al 100%, perché io stesso riconosco dei limiti. Aspetta, qua dopo vedrò per l'inchiostro che comunque mi serve. Puoi un attimo capire se c'è. Ah, ma è una safe room questa? Poi converrebbe salvare. Aspetta, ma si può spostare? Sembrerebbe di sì. No, raga, è in 3D, qualcosa si fa con l'armadio. Aspettate, che è sta roba? Una pianta gigantesca sta distruggendo la parete. Uno sciame di falene inferocite la circonda. Inferocite. Che schifo, le falene. Al momento non servono. Non so nemmeno se salvare ora. Vedo un attimo qui che ci sta. Niente, ma è possibile? Io non so a quante vasche è stato chiamato il tappo. C'è qualcosa nella vasca, ovviamente. Il pugnale, vabbè, per autodifesa, ma è basta? Ci sono saponi e cosmetici. Sono tutti prodotti dal marchio Umbrella. Cioè, ah, giusto, quella era una compagnia farmaceutica, mi sembra. E quindi si metteva a favorire le saponette per il culo.
non voglio dire tanto, ma l'Umbrella è anche un po' stronzetta. Fammi salvare, va. A sto punto. Figuratevi che le falene sono uno degli insetti che mi fanno più schifo in assoluto. Apparecchiature da laboratorio che non hai mai visto, potrebbero essere state usate per qualche tipo di esperimento. Giusta osservazione. Ah, ecco perché erano andate di matto, va. Per colpa della cremina. Ora si spiega tutto. È chiusa a chiave dall'altro lato. Ci serve la combinazione, dai. No, perché sono pelosi. Anzi, pelose. Sono più sempre al femminile. Che mi fanno abbastanza schifo. Ma guarda, ma secondo me per lei sarebbe convenuto fare l'idraulica, eh? Almeno avrebbe evitato di finire in questo postaccio. Le tarantole! Gaia! Grazie, te le sei chiamate proprio in questo momento. Mamma mia, non mi ricordavo che stava sopra di te, porca! No, no, via, via, via! Mannaggia, mannaggia! Mannaggia! Che schifo! Sono troppo giovane. Che noia. Ci guarda qui, escono. Vabbè, pure che lo sto osservando con tale piacere. Devono tornare un attimo, dite che devo prendere l'accendino. Ci ricordavo le tarantole lì, ma non mi ricordavo che stava proprio sulla capoccia appena entravi. Aspettando posso e prendo l'accendino. Io vedo che la pistola la sto usando poco e nulla. Sono proprio sincero. Sì, quello è veleno, praticamente se vieni colpito ti avvelena e devi curarti subito con le piantine blu. Sono arachnofobico purtroppo, mi fanno proprio schifo. Che poi i ragni, da quel che so, non sono proprio insetti, ma sono un'altra cosa. Allora, qua ci sono altri ragni, cioè tarantole per precisione. Ve lo dico già. Dunque, devo fare questo. Una strana ombra si staglia nella luce rossastra. Potrebbe forse significare qualcosa? Sì, quella è la combinazione. Però, sono altre due lucette da analizzare. Ah, questa è una sorta di bar. Sì, vedo pure. Ma c'è addirittura il torneo di braccio di ferro. Si vedono pure dei bei culi. Sì, si vede composto per soli uomini. Sto cercando di vedere. Ah, il ragno sta proprio là. Ma lo posso prendere da qui secondo voi? Sì, sì, si poteva prendere. Mi pare che dalle palle si ottiene la combinazione 2, 3, 4, 5, 6. Ma in realtà ci sta. Quindi rosso, arancione. E l'ultima luce mi pare che era verde. Quindi rosso, arancione, verde. Aspetta, questa mossa salirà? Dove stai? Dove stai, ragno? Eccolo qui. Io ma non so se il veleno se lo tocchi ti avvelena, eh. Io per sicurezza sono abbastanza lontano. Dunque abbiamo l'occhio con... qua mi sa che devo fare delle foto. Che io non mi ricordo.
Potrei affidarmi alla chat. Ma voi vi ricordate poi le varie combinazioni? Però faccio delle foto per sicurezza. Ok, una è fatta. Poi qui che ci sta? Libro rosso. Ah, bandage. Ho letto bondage con sangue. Figuratevi come sto messo. Esamina. Che c'è qua dentro? Non è stampato niente. Libro non stampato. Se non erro, bisogna inserirlo da qualche parte. Adesso cercherò. Ah, ok, il ragno è sparito. Ah, no, sta lì. Sì, questi mi servono. Ti prego, non mi. Non mi avvelenare, grazie. Poi qui. È andata pure qua. Ehi, pure che vado ad interagire due volte. Onii-chan, daesuki. Eccoti un piccolo compenso per le tante volte che ho sorriso per i tuoi video, dai tempi di Kiririzu con i primi gameplay indie. Grazie mille. Uee, Kevix, gentilissimo, un bacione. Anche se sei ragazzo, c'è il bacione lo stesso. Ormai andiamo proprio stile bisex qui. Shani, lo sto giocando da computer, da Steam. Aspetta, mi fa altra fotina. Comunque, grazie ancora, carissima, per la donazione. Ok, abbiamo tutto. Com'era allora? Rosso, arancione, verde. Sì, sì. Dai, poco ci manca che mi metterò un bellissimo reggiseno imbottito e mi metto a fare la girl gamer. Sai com'è? Siamo in tempi di crisi, Delin. Bisogna accontentarsi. Il suono sulla lavagnetta. Raga, voi scherzate, ma ci sono certe girl gamer che vanno a scrivere i nomi sulla lavagnetta di chi dona, fa subscribe. Lo fece addirittura Ciccio Gamer per un periodo. Cioè, cioè pure Ciccio Gamer con la cacchio di lavagnetta. Yeah, ma è imbarazzante. Però dalle ragazze più lo posso capire, ma dai ragazzi che si mettono a fare sta cosa, boh, mi fa abbastanza timore. Allora, com'era? Rossa, arancione, verde. Allora, rosso e sto occhio qua già ci sta. L'arancione. Ah, ma quelli ci stavano i numeri, mannaggia me. Oh mio Dio, mi sembra che il rosso era il 3, però. Aspetta. 3. Poi l'arancione è l'ultimo. Oh mio Dio, raga, non mi ricordo i numeri delle palle. Voi ve li ricordate? Perché non voglio ritornare indietro. Mannaggia, non ci avevo pensato a questo. Il verde forse era 6? E poi il 4? No. E te pareva, vaffanchiappole. Ah, devo fare così? Questo mi pare che era 3. No, ho sbagliato a usarlo. Ah no, così si fa. Verde e arancione. Forse arancione è 4. No. Vabbè. Vabbè, i numeri delle sfere. Va bene? Cerchiamo di essere più family friendly per un pubblico minorenne. No, vabbè, controllo un attimo. Aspetta. Biliardo. Ah, enigma biliardo, ecco qui. Ah, ok,
che i numeri sono 356. 356. Quindi allora 3. Questo è il 6 e questo è il 5. Sì. Dai, andata, andata. Chi ci sta qua dentro ora? Nessuno? Oh no. Oh no. Cioè, che cavolo me la porta a fare la pistola se non la uso? Raga, un attimo di pazienza. Devo tornare indietro a depositare la roba. Perché altrimenti non ho la capacità di spostare da un flaconcino all'altro. No, aspetta, ma forse non... Aspetta, aspetta. Ma forse non devo prendere i soggetti, devo... Fammi vedere un attimo come funziona. Fammi vedere un attimo. Mi serve un contenitore. Eh no, bisogna prenderli proprio. Che palle. 1 più 3 uguale 4. Vai, pure con l'enigma. Fatemi un attimo di velocità, un po' di pazienza. Cioè, perché non c'è l'intelligenza sufficiente a farti capire che puoi un attimo spostare quei barattolini San Montana, evitare di... No, ma... Di tornare indietro a depositare. No, alla fine quel rumorino era per gli scarafaggi che stavano lì a terra. Che sono il mio incubo peggiore, gli scarafaggi. Anche peggio delle falene. Allora, a questo punto deposito quasi un po' di tutto. Questo non so nemmeno se tenermelo. Posso pure questo un attimo. Aspetta, questo me lo voglio pure già. Dai, sono pronto a risolvere questo bellissimo enigma. Ah, bellissimo Camera Caffè, anche se ho visto pochi episodi, però ha sempre avuto il suo fascino. Vai, scendiamo ancora. Guarda, sarà fatto, Creepy, a bruciare gli scarafoni. Che poi ci sono pure quelli evoluti, nel senso, quelli che volano. Ma voi immaginate gli scarafaggi volanti? Che vi vanno in faccia? Li considererei quasi peggio degli zombie. Brucia le falene con l'accendino. In realtà, se non erro, si dovrebbe utilizzare questo composto che ora noi andremo a creare. Bottiglia vuota. Allora, come non è necessario? Allora, sicuramente devo prendere tutto. Questo è poco ma sicuro. Ora bisogna fare qualcosa. Numero 3. Poi che ci sta qui? Giallo 6. Acqua. Cioè, a me sembra che mi manchi qualcosa. Hai preso MB numero 3. Giallo 6. Hai preso acqua. E mo? 1 più 3. Allora, 1 più 3 uguale 4. 1 più 3 uguale 4. Ma l'1 forse è l'acqua? 1 più 3 uguale 4. 4 più 6, 10. 1 più 6 uguale 7?
10 più 7 uguale 17. Potrebbe essere uno l'acqua, raga. Io provo. Sì, sì, 004. Attenzione. Ce la stiamo facendo. 4 più 6. Vai. Abbiamo il 10. Poi devo fare 1 più 6. Ok, 1 più 6. Quindi mi serve... Sì, altra acqua. Presa. Questo qual era? Sì, 6. Abbiamo il 7. Me lo ricordavo più difficile questo enigma. Mo 10 più 7. Abbiamo il 17. 17 più 3. Vai. E abbiamo creato il composto letale per la pianta. Eccolo qua, V-Jolt. Un nome, un programma. È un liquido di colore marrone. Perfettamente utile. Su il piccolo chimico. Infatti potrei aprire un canale che mi metta a fare gli esperimenti. Farei esplodere la casa con la nitroglicerina. Allora, mo noi dobbiamo ritornare in quel punto. Se non erro, proprio qua. Aspetta. Perché dove stanno le falene, stanno le radici. Ti prego, fa che sia così. Come non necessario? Ma che mi state prendendo per il culo? Ma forse devo... C'è qualcosa che non quadra, però, eh? Aspetta, aspetta, aspetta! Qua c'è la questione del libro. Aspetta, esperimento del laboratorio di chimica organica. Le caratteristiche cellulari della pianta infettata dal virus Tyrant, che ha fatto registrare un eccezionale tasso di crescita, sono già state descritte in precedenti documentazioni. Ah, poi è uscito un elemento nuovo. Ah, ecco, questo qua è il composto che abbiamo creato. L'UMB20. Il nome è V-Jolt. Ecco, sulle radici della pianta dovrebbe provocare la morte nell'arco di 5 secondi. Raga, a me è bastato utilizzare i numeretti. Questo suggerimento è arrivato decisamente in ritardo. Ah, ma c'era già il libro, giusto. Mo' lo utilizziamo pure. Ah, ma c'è una donna nuda qui, che è? Sì. Allora. Il piedino sicuramente va all'inizio. Se mi sono... Ah, bello, si vedono anche le tette, fantastico. Due pollici in su. Aspetta. Questo con questo. Forse bisogna scendere qui per usare il veleno? Vediamo. Sì, è qua, raga. Che schifo! No, aspetta. No, vabbè, voi siete pazzi. Porca! Ma le radici... Ma si può utilizzare questo coso? No, non si usa. Perché non me lo fai usare? Come la porta non vuole aprirsi? Mi sa che sto sbagliando qualcosa. No, raga, io non ho equipaggiamento adatto per affrontarla. Non ho equipaggiamento adatto per affrontarla. Mica si usa qua, ma... Mi ricordavo che la potevo ammazzare subito. Ma infatti, ma non andava là. Aspetta. Meno male che si apre questa porta.
Meno male! Allora, quell'altra porta lì mi ha un po' fregato. No, ci sto pensando, raga, eh. È molto, molto strano. È troppo strano. No, ma su Resident Evil non ti fa vedere la vita. Parliamo comunque di un gioco uscito nel 1998. Anche se questa è una remaster, comunque ha mantenuto in maniera molto sarda le meccaniche di un tempo. Ah, ma tu dici fosse la vita della ragazza? No, si vedono sopra a sinistra, vedi? No, raga, ora non mi ricordo dove si utilizza sto cavolo di coso. Però io ho un documento che ora mi devo leggere assolutamente. Intanto posso tutta sta roba che non mi serve. Questa me la porto. Vediamo un poco, file. C'è qualcosa qua. Rapporto pianta. Qua dovrebbe dire dove stanno le radici. Allora, une attraverso le radici, poiché in qualche modo esse si sono infiltrate fino al sotterraneo. Ah, ma quindi dove sta l'acquario? Ma tu pensa a te. Questo punto. Sì, a questo punto andiamo così. Ma mi tocca un'altra volta rifare tutto il percorso. No, tanto gli squali ormai sono tutti morti, quindi non ci sarà più il pericolo. Però, cioè, se vi ricordate, ci stava una zona della piantina che si vedeva. Perché ha detto fino al sotterraneo. Ma pure mi ricordavo, ma non me le fa usare. Cioè, io mi provo un'altra volta, ma non le usa. No, qua siamo ancora a metà, più o meno. Magari fossimo a buon punto. Più che altro, se uno sa dove andare, dall'inizio alla fine, il gioco finirebbe molto prima. Lo squalo fritto purtroppo l'abbiamo già mangiato. Cioè, io mi ricordo. Non è necessario usare, ma che cacchio sta a dire? No, non me lo fa usare, raga. Non me lo fa proprio usare. Però è strano, eh. È troppo, troppo strano. Aspetta, ma controllo un attimo, eh. Sto punto, Bjort. No, più che altro voglio evitare di andare troppo avanti e indietro. Ora, oggetto Bjort. Allora, il Bjort si utilizza per indebolire la pianta, sto leggendo qui. Ok, no, ragazzi, avevo capito giusto. Bisogna andare dove stavano gli squali. Andiamo. Ora ci andiamo subito.
Accendiamo la scaletta per la miliardesima volta. Diciamo che all'epoca si utilizzava molto il backtracking, nel senso per poter in maniera molto veloce, diciamo facile, di allungare i giochi in passato, perché prima non erano tanto lunghi come ora. Ah, che bello quel culetto! Un culo parlante. Ecco, ne approfitto pure per prendermi i proiettili. Bla bla bla. Sì. Andiamo qui e risaliamo. Vabbè, l'importante è sempre un culo, raga, quindi cioè, di qualsiasi genere, l'importante è che c'è un culo. Vedete? Porca miseria. Kingdom Hearts 3, sinceramente... Aspetta, non ne ho mai giocato uno. Più che altro ho visto qualche volta da mio fratello, ma non ho mai avuto l'occasione di giocarci e non so se lo giocherò mai. Anche perché ora non ho più la PlayStation 4 personale, quindi non avrei libertà nel giocarlo. Ok. Sì, ma qualcosa si farà qua dentro, dai, su. Aspetta. È rotto, non posso... Forse... Ah, no, no, forse... Ripeto, forse... Sì, ora dobbiamo ritornare dove stavano le falene. No, ma infatti ho visto... diversi streamer qua su Twitch. Almeno parlo per Twitch Italia. Persone che non avevano mai cagato Kingdom Hearts, mo l'hanno come per magia iniziato a cagare, guarda caso, quando sta per uscire il 3. Cagarlo prima no. Cioè, io posso comprendere il conoscere un gioco in ritardo, giocarlo in ritardo, perché non c'è nulla di male, ma giocarlo, secondo me, proprio per seguire la moda, solo per fare più soldi, a me mi fa un po' schifo, sinceramente. Perché non rispetti il gioco di per sé. Ma non faccio nomi, però ne ho visti un bel po', eh? Di persone che sono messe a streamare Kingdom Hearts così a cazzum. Perché poi queste persone, cioè, non giocano praticamente mai a dei JRPG, guarda caso, iniziano con Kingdom Hearts. Anzi, forse l'unico JRPG che hanno giocato è Final Fantasy e basta. Quindi è un po' triste, però vabbè. Per loro Twitch è un lavoro che ci vogliamo fare. No, ma poi ho visto che avevano pure estrema difficoltà nell'andare avanti su Kingdom Hearts. Cioè, in difficoltà normal non è proprio così impossibile. Cioè, io ho visto ragazze che contro un boss specifico sono morto una ventina di volte di fila. Cioè, io da mio fratello non vidi nulla di tutto ciò. Cioè, boh. Sicuramente mo verrà portato su YouTube a livello, penso, anche di gameplay, anche se non so quanto successo avrà. Perché c'è chi aveva provato a portare il primo, ad esempio, su YouTube, una certa YouTuber da 300.000 iscritti. Floppò miseramente la serie. Però, vabbè, posso capirlo. Se tu porti Minecraft, solo quello sul canale, e poi cerchi di sperare che quell'utenza vada a seguire Kingdom Hearts, mi pare un po' strano.
Oh, ma c'è qualcosa che non quadra. No, raga, forse la pianta l'ho indebolita. Sì, l'ho indebolita. Ora bisogna soltanto affrontarla. Ok, mi preparo. Non preoccuparti che quando uscirà Hytale supererà Minecraft invisibilità, eh? Avremo gameplay e live su quel gioco a manetta. Ammetto che Minecraft non l'ho mai trovato così male, perché a me il sandbox piace in generale. Però alla fin fine pure a me mi ha rotto, eh. È troppo limitativo, senza mod in primis. Hytale però è un bel progetto ambizioso. Bello il fatto dei dungeon fatti come si deve, il loot degli scrigni. Mi piace questa cosa. Nel senso, puoi ottenere armi in base alla rarità, stile Diablo più o meno, in base al colore. Dal comune fino all'epico. Prendo granate. La pistola non me la porto proprio perché non servirà a una ceppa, voglio sperare. Però io salvo pure. Ma con queste build è molto carino come gioco, eh? Io direi di iniziare di lanciagranate. Secondo me dovrebbe essere sufficiente. Proviamo. Ma il mio ragionamento è giusto? Aspetta. No, dovrebbe andare, raga. Dovrebbe essere così il mio ragionamento. Raga, gli RPG horror sono morti per un semplice motivo, che qua in Italia purtroppo qualcosa inizia e poi qualcosa finisce. Io ho notato che molti che amavano questo genere, che frequentavano YouTube, a parte che hanno smesso proprio di seguire YouTube in generale, ma anche gli YouTuber che portavano gli RPG horror più o meno ormai hanno smesso di stare qua sopra. C'è chi proprio ha abbandonato YouTube oppure semplicemente non sta continuando. E alla fin fine più o meno sono rimasto soltanto io, cioè da quello più conosciuto. Sì, raga, era giusto. Ma si affronta? No? Ah, non è proprio morta? Ecco. Era troppo bello per essere vero. Jill! Oh, ti lancio fiamme! What the hell is this thing? Barry, aiutami! Barry! Jill! Non sta da guardare! No, vabbè, questo è un imbecille! Brucialo! Mi sa che i vegani non apprezzeranno questa parte di live. Secondo me con Chris invece dovevo proprio affrontare la pianta. Con Jill è tutto più facile. Grazie, Daddy. La tua Lolita ti ringrazia. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Cosa sta succedendo? Vada, lo so io. Aspetta. Ma perché mi fate questo? Ah no, volevo prendere il lanciafiamme, non c'è. A sto punto facciamo una cosa. Io mi curo, non me ne proprio fottere, e mi prendo la chiave. Chiave della villa. Ho capito dove tu si utilizza. Ah, altro obiettivo. Sei tu il maestro di chiavi.
Presenta un'incisione a forma di elmo. Oh, oh, oh. Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Sì, ha senso dividersi. Ha proprio senso. Ha letteralmente senso. Mi sono portato tutta questa roba inutilmente. Ora bisogna pure ritornare alla villetta. Sto sfregando inchiostro peggio di un calamaro. Chi è? Oh! Wesker. Oddio, Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Mamma, che espressione! Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Aspetta. Ah, ma aveva sparato... Aveva sparato alle vespe. Ma pensate, raga, ma Rexen secondo me ha quasi fatto bene ad andarsene. Sapete perché? Perché c'è un motivo molto semplice. Perché lui stesso aveva notato che quando faceva video idioti faceva quasi pure, cioè arrivava pure a quasi le 20.000 visualizzazioni a video. Quando poi portava un gioco di nicchia, un po' come me, scendeva a 2.000, 3.000, 4.000. Cioè, lui stesso si era rotto un po' le palle di questa situazione. Infatti lui fece anche un post a riguardo su Facebook per evidenziare questa cosa. Se si è rotto le palle addirittura lui. Cioè, ci sarà un motivo. Fammi salvare qui. Perché sono sicuro che se Rexen avesse avuto una community proprio completamente molto coerente, avrebbe continuato con tutto il lavoro e il matrimonio. Cioè, a livello proprio costante, sono sicuro. No, aspetta. No, aspetta, possiamo pure la magnum. Però la pistolina me la porto a sto punto. Anche se ormai siamo arrivati a un punto che non serve più. Ora bisogna fare un bel backtracking. O backtracking, come cavolo si pronuncia. Ancora sto Brad. Sarebbe quello sull'elicottero che è riuscito a scappare. I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad! This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad, can you hear me? Brad! Brad! Non funziona mai sta cavolo di walkie-talkina. Aspettando il bimbo che ti danno 2000 euro. Con la carta dello zio Peppe. Raga, ma pure Zeb ha abbandonato YouTube per passare su Twitch. Cioè, vabbè, lui l'ha fatto principalmente per i guadagni, perché su Twitch guadagna molto di più. Oh no. Cioè, fatemi capire, prima cagnolini, cioè prima corvi, ora cagnolini. Vabbè, raga, ma siete proprio... No. Ho sbagliato strada. Però voglio risparmiare i colpi.
No, 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 no. No, Zeb non è che ha mollato Twitch. Cioè, lui dice che sta praticamente impegnato con un trasloco. E infatti la sua ragazza ha dato un aggiornamento. Mannaggia i serpenti! Da dove cavolo stanno... No, ma... Meno male, pensa che mi aveva avvelenato, raga. Siamo attenti. Veloce, veloce, Jill. No, dico, stava impegnato con un trasloco. Infatti ha fatto l'aggiornamento circa un mesetto fa. La sua ragazza. E dice che stanno un'altra volta cercando di trasferirsi all'estero. E quindi ecco perché non si sta caricando nulla, manco su Twitch. Poi bisogna vedere sempre se è tutto vero, eh. Questa è una piantina verde, a questo punto me la prendo. Le cure stanno incominciando un po' a scarseggiare per i miei gusti. Ah, ma quanto è tenerone, Barry! Questo lanciagranate me lo prendo. Aspetta, che dice qui? Usa questo per proteggerti dall'essere incatenato e immune ai proiettili. Ho anche messo a posto quella porta di me... Grazie, Barry. Sei molto gentile. A questo punto utilizzo la piantina. Poi ciao, Shani, alla prossima. Prendo la batteria pure. Purtroppo non ho spazio per quell'altro spray. Mamma, qua mi fa paura mo' ritornare in questa fottuta villa. C'è troppo silenzio, raga. Ecco, io lo sapevo. No, non sta arrivando! Ah, alle mie spalle! Porca miseria, raga. Qua bisogna stare attenti, perché almeno nelle Resident Evil originale non censurato ti potevano proprio tagliare la testa. E morivi in un colpo. Mi sa che a questo punto la pistola è diventata completamente inutile. A questo punto del gioco. Sì, mi pare che è un Hunter, giusto? Esattamente. È una, una sorta di stalker. Capita a me? Allora, vediamo un poco. Abbiamo questa chiave. Io direi a questo punto, se non ero, si utilizzava proprio qua. Esatto. Qua per esempio non sono mai entrato. Hai usato la chiave elmo. Ma che bel posticino. Che c'è qua? C'è un paragrafo scritto a mano. Non è cambiato niente. Non avrei mai immaginato che questa stanza progettata come esperimento mi sarebbe stata così utile. Posso nascondermi qui per un po', perché nessuno conosce l'esistenza della stanza segreta dietro questo quadro. Ce l'hai appena fatto scoprire, imbecille. Il quadro di un castello in fondo alla stanza delle opere d'arte. Allo sguardo triste. Qua c'è dell'inchiostro che non possiamo utilizzare. Io un attimo visitare questa stanza qui. Grazie, specchio!
pensate, che c'è qui? E poi? Non puoi portare con te altri oggetti. Vabbè, ma questa cosa dell'inventario mi ha proprio rotto le scatole. Mi ha proprio rotto. Non c'è nient'altro. Sapete che vi dico? Ma faccio una cosa un po' illegale. Ma per forza, raga. E col cavolo che va davanti e indietro. Col cavolo. C'è una rientranza rotonda del diametro di circa 4 cm. Non c'è niente di insolito. Ok, bisogna inserire qualcosa qua dentro. Sì, sì. Ma cosa? Non mi ricordo proprio. Sì, ma se non ricordo male ci dovrebbero essere altri Hunter, eh? Non è che me la sono proprio scampata. Sembra molto vecchio. Ora ha detto che c'è un ingresso. Dove stanno le opere d'arte, dietro un dipinto. Il primo modo, dove stava questa stanza delle opere d'arte? Dietro un dipinto. Devo un po' ricordare. Aspetta. Voglio un attimo vedere se la chiave qui si possa usare. Però forse ancora no. Vediamo. Ah no, servono le rientranze qui. No, non possiamo fare niente. E a questo punto mi converrebbe andare a sinistra, salire e vedere un po' tutte queste porte rosse. A parte che c'è sta pure una sopra a destra. Però vado prima qui. A questo punto. Due sederini parlanti. Altro che grillo parlante di Pinocchio. Sarebbero delle ottime coscienze. Non so se mi sono spiegato. Ok, prima di tutto. Ah, ma questa mi sembra che sembra la stanza degli specchi. Aspetta. Proprio da qua prima. Qui sono mai entrato? Ah sì, qua si usciva fuori. Ci avete fatto caso che ora gli zombie sono spariti, raga? Ci avete o no prestato attenzione? Perché ora ci stanno gli Hunter. Più rompipalle che mai. Ok, questo suono non mi è piaciuto. Aspetta. Un falco che mi guarda. No, aspetta. C'è una sorta di enigma qui. Deposito un attimo e cerchiamo poi di risolverlo. C'era anche una nota da leggere. Ah, tu dici che gli Hunter si mangiano i zombie. In effetti mi ricordo nel primo che c'era nascere di un Hunter che ammazzava uno zombie. Ah, festa sorpresa, luci spente. Anzi, a questo punto mi aspetterei più un appuntamento al buio. Ora mi tocca depositare un bel po' di roba. Eh sì. Visto come va l'andazzo, addio pistolina. Questo pure. Questo boh. Il portagioie non lo so. E salvo qua. Sta finendo pure l'inchiostro. Ai. Ma la tattica del dividersi è molto semplice per cercare di fare più suspense al film, al gioco.
Perché se stanno tutti quanti uniti non muore più nessuno. Capì? È una regola.